Due giorni dedicati alla tecnica vocale per la pratica del coro corale con un maestro d'eccezione, Pasquale Veleno, direttore d'orchestra, che attualmente insegna direzione di coro presso il Conservatorio di Matera. Allora, l'incontro di oggi, programmato già da lungo tempo, tende alla formazione corale, all'aggiornamento, alla crescita, all'educazione vocale, a consigli a tutto tondo e relativi al mondo della coralità e all'esperienza che un corista vive nel proprio coro e anche eventualmente che si interseca all'attività di altri cori, ai gemellaggi e alla musica corale in genere. Nel 2022 l'importanza del coro sarebbe quella del 22 d.C., quella del 1022, quella del 1522. Peccato che non tutti i paesi del mondo rimangono aggrappati alle tradizioni, ai valori preziosi e quindi socialmente, educativamente, musicalmente, culturalmente sarebbe importantissima, artisticamente una grande ricchezza per i luoghi, per i territori, per le persone, per i singoli frequentatori. Purtroppo le attenzioni che ci rivolgono i governanti, il mondo che ci circonda in generale, non sono sempre quelle che meriteremmo. È una specie di protesta, ma colgo queste occasioni sempre per lanciare le frecciate e chi ha orecchio per intendere coglie. Il coro è cambiato, dipende, alcuni cori non cambiano negli anni e la coralità, la tendenza che purtroppo in alcuni casi regredisce, in altri progredisce. Ecco, ci sono paesi europei, paesi del mondo che continuano ad investire in questo tipo di attività verso una crescita esponenziale continua, senza fine, ad maiora. Paesi che rimangono stabili, con tradizioni che alcune volte sopravvivono, altre volte vacillano e ci sono anche posti dove la coralità è sempre meno importante, sempre meno diffusa, sempre meno considerata e meno frequentata, soprattutto per quel che riguarda la generazione giovanile, i nuovi coristi, quelli del futuro che purtroppo rimangono lontani dal nostro mondo per una miriade di ragioni, di cause e di responsabilità. In particolar modo da noi in Italia non c'è la cura, la formazione, pochi cercano veramente di gettare le basi per questa forma di crescita, di tradizione e di arricchimento personale. Postura, respirazione, impostazione della voce sono i punti su cui si è focalizzata la masterclass voluta tra gli altri organizzatori anche dall'associazione Chorus Inside Calabria e dal suo presidente Natale Femia. Questo corso è stato promosso da Chorus Inside International, a sua volta il nostro docente, qui questo illustre docente che si chiama Pasquale Veleno, anche lui l'ha detto, è il vicepresidente di Chorus International, Federico Coro International. Praticamente stiamo facendo dei corsi per crescere e fare ancora meglio quello che il coro normalmente fa, con dei docenti così in gamba che riescono, noi abbiamo vissuto e qui ci sono testimoni, 80 cantori che vengono da tutte le parti della Calabria e sono testimoni di aver fatto una master bellissima e di una importanza incredibile, perché questo docente è una persona veramente preparata in gamba a livello internazionale. Ecco, questa è una cosa eccezionale per Siderno, per la nostra Ionica e per la nostra Calabria. Speriamo, noi rimandiamo ancora un altro corso che faremo 29 e 30 di ottobre con Fabrizio Barco, un altro diciamo pezzo di 90 che dirige anche lui i cori e che praticamente fa anche lui la stessa cosa che fa il maestro Veleno, praticamente fa il presidente di giuria nelle commissioni dei master e anche nei concorsi, ma viene qua appunto per farci questa cosa bellissima per i direttori questa volta e non solo per i cantori. Ad ospitare la due giorni la sala rotonda dell'hotel Casa del Gourmet di Siderno, presente il primo cittadino Maria Teresa Fragomeni.
Sono felice, siamo felici come amministrazione comunale, personalmente come sindaco, che sia stata scelta e che abbia organizzato il maestro Femia Natale questa bellissima iniziativa, cioè questo masterclass, quindi un corso di perfezionamento per coro, per coristi, direttori di coro, perché questa del coro è un'arte antica, è un'arte che risale veramente ai tempi dei tempi e magari per molti è sottovalutata, invece soprattutto negli ultimi anni ha un'importanza, e tant'è che noi stessi come amministrazione lo scorso Natale abbiamo voluto inaugurare la nostra stagione appunto natalistica con un coro gospel. Quindi mi auguro che questo possa essere la prima edizione di una serie di successive, diciamo, edizioni, che questa forma di arte, questa musica venga ripresa, per così come è giusto che sia. Certamente è un ragazzo che dobbiamo tenerlo d'occhio, e spero che non ci siano troppe pressioni sul ragazzo, ma che debba uscire tranquillamente giocando. Un bel risultato. Certo, ora vediamo anche per quanto riguarda la partecipazione al trofeo delle regioni 2022, che spero che faccia parte della squadra e quindi potrà dare e dimostrare la sua capacità, la sua capacità in gara nella manifestazione che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre. Oltre a lui sono stati avanti altri premiati? Certo, ci sono 7 campioni regionali, di cui una è una giovane ragazza e mi fa tanto piacere, e in più a livello nazionale la zona 6 è una regione molto attiva, considerando l'altra sera sentivo nella riunione che abbiamo fatto dei delegati regionali che il Trentino, per esempio, cioè il Triveneto, non ha campioni regionali e le altre regioni sono accorpate in modo massiccio, però noi purtroppo siamo piccoli, pochi, però ci diamo da fare. Salvatore, sei campione regionale di kart 2022, ecco, hai vinto questo primo premio. Sì, lo devo molto alla scuderia Montera, che l'anno scorso mi ha seguito veramente bene e mi ha permesso di vincere questo trofeo. Poi devo ringraziare pure i miei sponsor, tutti gli sponsor, ma in particolare Mastria Espresso, che mi ha dato la possibilità economica di vincere questo trofeo. Come nasce questa tua passione per il kart? Allora, la mia passione nasce per gioco. Sono andato al kartodromo di Amato e ho fatto una prova ed ero più veloce degli altri che giravano ormai per carriera. Quindi ho detto a papà che volevo continuare questi giri e è diventata una passione. Quali sono le difficoltà che si trovano nella pista, ecco, quando si gareggia? Allora, le difficoltà sono soprattutto la qualifica e che devi essere molto concentrato a fare il miglior giro, ma soprattutto devi essere prima allenato alle prove libere, perché se no non sai le traiettorie. Poi la gara basta superare e tenersi concentrato per tutta la gara. E con questo campionato si parla che il distacco sono quasi circa 40 punti, ecco. Sì, anche per le tante gare vinte, soprattutto la prima è andata, gli abbiamo lasciato 12 secondi, alla seconda un po' di meno perché erano ritornati più forti gli avversari. Oggi questo premio a chi lo dedichi? Allora, lo dedico ai miei genitori e ai miei parenti che mi hanno seguito in tutte le gare, ai miei amici anche che mi hanno seguito via online, e lo dedico pure al team che mi ha seguito.
Questa mattina presso l'Auditorium Comunale Unità d'Italia di Roccella Ionica si è svolto il 12° congresso WIL della Calabria. Tante le autorità presenti, tra cui ricordiamo il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, che nel suo intervento ha evidenziato il rapporto importante e sinergico tra la politica e i sindacati. È un atto di attenzione doveroso nei confronti dei sindacati che svolgono in Calabria una funzione di straordinaria importanza anche per chi ha l'onere e l'onore di governare la regione. I sindacati, anche la UIL, hanno più volte offerto proposte, contributi, in alcuni casi sono stati preziosi, mi riferisco per esempio al lavoro che insieme abbiamo fatto sulla campagna antincendi, abbiamo modificato le regole grazie all'apporto costruttivo dei sindacati e abbiamo dimostrato che la forestazione può essere una risorsa perché abbiamo ridotto gli incendi, quelli boschivi dell'80%. Già si può trarre un primo bilancio? Sì, un bilancio estremamente positivo perché in passato la Calabria veniva segnalata come la regione con più incendi, oggi grazie al lavoro degli operai forestali e dei sindacati che insieme a me hanno convinto gli operai forestali a cambiare approccio, abbiamo dimostrato appunto che la forestazione può essere una risorsa importante nella nostra regione. Il dibattito congressuale è stato moderato dal segretario confederale della UIL, Domenico Proietti, alla presenza del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, che ha concluso i lavori. Credo che sia opportuno in questo momento ricordare che il Paese non cammina alla stessa velocità. C'è un tema che riguarda il Mezzogiorno, le diseguaglianze territoriali, sociali. La scelta fatta dalla UIL Calabria, che io condivido e per la quale io li ringrazio, è quella di ricordare che c'è un sud nel sud. C'è una Locride, c'è un Mezzogiorno, c'è una Calabria, hanno bisogno di interventi concreti, non di proclami, non di chiacchiere elettorali, ma di fatti concreti. Come se ne esce? Se ne esce intanto in Calabria mettendosi insieme, unendo e non dividendo, identificando gli obiettivi di sviluppo, le infrastrutture materiali e sociali che servono a ridare dignità alla popolazione di questa terra. Per troppo tempo la geografia determina lo sviluppo della vita dei giovani, dei lavoratori. Per noi questo è inaccettabile, quindi riteniamo che sia ora di dire basta. In una terra dove manca lavoro, cosa può fare il sindacato? Può intanto rivendicare gli investimenti pubblici, privati. Può costringere le amministrazioni regionali, le amministrazioni comunali a rispettare i tempi, per esempio, del PNRR. Può fare un richiamo alla legalità, soprattutto in questa terra. Può essere da stimolo a chi deve decidere, a chi deve fare delle scelte importanti. Punto centrale è stata la relazione del segretario Santo Biondo, che è stato riconfermato e che da domani partirà con un nuovo importante impegno nel suo mandato. Il sindacato si fonda sulla solidarietà, sappiamo perfettamente che in una Calabria che soffre c'è una parte, un terzo di questa nostra regione, che è la Ionica, che sta soffrendo molto di più. Oggi abbiamo affrontato il tema della vertenza Calabria, che pone un punto centrale secondo noi sul piano infrastrutturale per il lancio di questo territorio che ha grandi difficoltà ma grandi potenzialità. La statale 106, noi su questa battaglia che faremo all'interno della vertenza Calabria, avendo il sostegno del nostro segretario generale ma anche di CGL e CISL, chiediamo a tutti di unirsi e di far fronte comune rispetto al fatto che la Calabria deve farsi i compiti a casa, ma è una regione che è stata fortemente trascurata in questi anni dal governo nazionale e noi ci auguriamo che non sia così con il prossimo governo. Dal suo intervento, l'intervento dei legati e la sua riconferma le danno una responsabilità ulteriore, maggiore, importante in questo caso? Sì, la responsabilità ce la sentiamo da sempre perché sappiamo di vivere in un territorio difficile dove fare sindacato, l'impegno sociale, l'impegno civile, l'impegno politico è amplificato rispetto a quello del paese. Tante sono le istanze, tanto il disagio sociale che c'è all'interno della nostra regione. Noi, per quella che è la nostra parte di sindacato riformista, di sindacato diciamo che è attento ai temi del sociale, del lavoro, delle infrastrutture, abbiamo posto questo congresso con uno slogan molto chiaro: contro le disuguaglianze, la persona al centro, bisogna ripartire dalla persona. Cosa cambierà domani nel suo impegno? Domani è un altro giorno che si inizia a scrivere avendo una visione di prospettiva sugli obiettivi che vogliamo. Sappiamo perfettamente che ciò che premia, ciò che conta è il lavoro nella quotidianità, essere coerenti rispetto a ciò che si dice, praticandolo giorno dopo giorno.